il corso del design del prodotto, corso triennale, quindi corso di primo livello. Presento la coordinatrice, la professoressa Chiara Cibin. Buonasera, salve. Il professor Carlo Branzaglia, docente di storia delle arti applicate. Buonasera. Buonasera, ciao, Buonasera. ciao Laura, ciao Eli. Buonasera. Professoressa Cecilia Bione, ce l'abbiamo? Sì. Sì, salve. Buonasera, salve, docente di Buonasera. progettazione di allestimenti, ecodesign, disegno architettonico di stile e arredo. Ho detto giusto? Benissimo. Perfetto. E il professor Pierluca Frischi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Docente di concept planning e di disegno tecnico All'audio progettuale. disattivato, prof. Ok, Sì. eccolo. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Bene, volete introdurci un po' al vostro corso? Qual è la caratteristica distintiva di questo corso di Product in Accademia? Beh, diciamo che è sempre molto interessante introdurre un corso di design del prodotto all'interno di un'Accademia delle Arti, perché c'è una sorta di osmosi tra i vari corsi, che sono quelli tipicamente accademici, quali pittura, scultura e quant'altro, con un corso che in qualche modo è orientato più verso la cultura tecnica. Questa cosa però ne fa del corso nostro di design del prodotto un corso molto orientato verso l'umanistico, quindi un corso che guarda alle necessità dell'uomo e a dare soluzione alle necessità dell'uomo con uno sguardo quindi così, di soluzione anche tecnologica. Quello che a noi interessa è naturalmente cercare di sviluppare un'attitudine al design, quindi una capacità critica di aprirsi alla progettazione dando delle soluzioni alle necessità dell'uomo. Stanno scorrendo appunto delle immagini che fanno vedere i lavori di tesi di laurea che in qualche modo affrontano i temi più disparati, da un vassoio che si chiama appunto il vassoio del mondo, che proprio tende così a fare della condivisione una sorta di così, ideale, a momenti di lavoro insieme, di laboratoriali, dove appunto ci si tende a sporcare le mani per andare a costruire questi oggetti, questi elementi che aiutano l'uomo a vivere meglio. E quindi diciamo che appunto questa cosa, secondo me, crea un po' la differenza rispetto ad altre scuole di design del prodotto. Oltre all'altra cosa che secondo me è fondamentale, che è quella proprio dell'atmosfera che si vive all'interno della nostra scuola, dove diciamo che noi tutti i docenti siamo un po' amici e facciamo un po' parte di uno stesso progetto educativo, per cui insomma tendiamo molto a confrontarci, tendiamo ad essere insomma varie parti di un corpo unico, ed è per quello che avevo fatto passare quell'immagine in cui avevo fatto una sorta di collage con le nostre facce, in cui insomma questa facciona un po' mostruosa, avevo un occhio di uno dell'altro, una barba, un naso, proprio per dare quest'idea appunto di questo grande contributo che danno tutti i docenti, tutti insieme, per cui anche tutti i corsi sono abbastanza collegati e quanto più trasversali possibile. Ottimo. E invece il corso triennale come è strutturato? Quanta teoria, quanta pratica c'è? Quali sono i laboratori che si possono frequentare? Certo, allora diciamo che c'è sempre quasi, possiamo dire, una sorta di 50% di parte teorica, 50% di parte pratica o teorico-pratica. Abbiamo i vari corsi delle storie, diciamo, storie dell'arte, storie del design, dove il professor Branzaglia appunto dà un grande contributo. Abbiamo un corso portante che è di product design, che si rivede in tutti gli anni, ovvero abbiamo proprio il design 1, 2, 3, che generalmente è collegato anche agli altri corsi e che noi tentiamo sempre di mantenere anche collegato a relazioni con aziende, in modo che i lavori diventino anche così, si relazionino anche con il lavoro imprenditoriale, con la ditta, con la produzione. A questi poi si collegano poi dei corsi che sono dei corsi propedeutici, per cui al concept planning si accosta
fondamenti di informatica per capirci, ovvero quelle materie che insomma in qualche modo devono dare proprio così la struttura professionale all'allievo, e naturalmente si collegano anche i corsi fondamentali, quali quelli per esempio della lingua inglese, che permettono anche poi ai nostri studenti di partecipare ad Erasmus anche con particolare entusiasmo, diciamo. Bene, ottimo. Io ho una domanda per il professor Pierluca Freschi. Eccoci, aiuto. Che sbocchi lavorativi ha chi esce dal corso triennale di design del prodotto? Ci sono tanti, tanti sbocchi. Non c'è soltanto quella che molti pensano di poter vedere, cioè solo il fatto di fare il libro professionista e dire bene, metto sul mio studio e faccio il designer. Lo studente che esce dal corso di design del prodotto ha una serie di competenze che possono poi ovviamente essere, che devono essere approfondite, ma ad esempio si può andare dai musei, dalla curatela di collezioni di design a livello museale, fino a arrivare alla relazione tra i clienti e l'azienda che produce dei prodotti industriali. Poi ci sono varie altre competenze che poi possono sfociare, come ad esempio alcuni studenti hanno fatto e come hanno trovato un posto proprio di lavoro approfondendo la materia del 3D e quindi approfondendo una produzione addirittura in tridimensione con macchine ovviamente di prototipazione rapida. E lì tra l'altro c'è un mondo molto, molto grande che sta crescendo sempre di più, e quindi effettivamente pone lo studente anche in maniera con attenzione aziende medicali dove un'attenzione rivolta verso l'uomo, verso, come diceva prima la professoressa Cibin, è molto attenta, si sta cercando sempre di avviare questo canale, no, tra design e prodotto medicale. Ancora studi sull'ergonomia, in studi ovviamente che partecipano in collaborazione con aziende che sviluppano prodotti anche da ufficio e altri canali, che possono essere altre produzioni che possono essere automobili, ad esempio, automotive. Alcune nostre studentesse sono andate a finire in Ducati, sono andate a finire alla Toyota, quindi c'è veramente tanto, tanta carne al fuoco da un punto di vista dell'uscita dello studente, perché, come dicevo prima, poi il professor Banzaglia aumenterà questa profondità da un punto di vista proprio del pensiero, e c'è proprio questa profondità umanista. Noi viviamo in questa realtà che è soltanto il fatto di mettere piede all'interno di questo edificio, insomma, uno già respira una grande conoscenza storica. Quindi, e poi il fatto di poter gestire con prototipi, con prove, con workshop, ecco, questo effettivamente aiuta lo studente a uscire meglio in questo senso. Arredamento di interni, insomma, ce ne sono tanti, tantissime cose. Non c'è soltanto il fatto di dire, non so, qui questo è il corso di design del prodotto, bene, stop, no, momento. C'è cose dato dopo, ma c'è anche urban design, c'è interni, c'è allestimenti, quindi lo studente riesce a vedere un panorama di interesse molto, molto vasto. Molto vasto. Mi collego a questo e faccio questa domanda al professor Carlo Branzaglia. Che tipo di formazione culturale viene impartita nel corso, e quindi che possibilità ha uno studente di proseguire gli studi, quindi scegliere una laurea magistrale o un corso di secondo livello? Allora, sì, prima di andare in profondità, come suggeriva Pierluca,
Mi piacerebbe salutare Laura e Elliot, ho avuto il piacere di venire in aula e ringraziarli per questo e complimentarmi per questo lavorone che stanno facendo in questi giorni, degnamente capitanati ovviamente da Fabiano Petricone e Cristian Bisini. Loro che sono in backstage. Allora, senza andare magari troppo in profondo, però è chiaro che in questo momento il design viene visto come un solutore di sfide, un individuatore di problemi, addirittura un solutore di questi problemi, e viene visto come una metodologia che si applica per tutto. Sono usciti da anni i libri nei quali la parola design si applica appunto al sistema sanitario, come citava il professor Freschi, piuttosto che non agli affari, al business. C'è una parola che è design thinking, che dice appunto che è un modo di pensare dei designer che può servire a risolvere problemi di ogni genere specie, di scale molto diverse e quant'altro. Per cui è chiaro che per fare questo bisogna avere anche una capacità di cogliere i problemi, per l'appunto una visione che ti permetta di costruire una sorta di cornice di riferimento all'interno della quale muoversi, e questa visione viene appunto sia da un'attività pragmatica di progettazione in classe, c'è poco da fare, e in questo i nostri laboratori sono ferratissimi, perché la nostra è una tradizione dei laboratori, però è anche una tradizione che è fortemente legata all'interscambio fra teoria e pratica, cioè non si produce niente se non si pensa, ma non si pensa niente se non si produce, e nello stesso tempo effettivamente l'atmosfera che respiriamo è per forza un'atmosfera trasversale e flessibile, come si richiede al design oggi. Perché appunto, banalmente, per arrivare alle aule di design bisogna passare di fianco a quelle di scultura, a quelle di incisione, a quelle di pittura, e si vedono per l'appunto cose diverse, problemi affrontati in maniere diverse, visioni appunto settate, diciamo così, in maniere diverse. Quindi questo sistema un po', questo sistema osmotico è quello che crediamo permetta fortemente di avere dei punti di vista più differenziati possibile, cioè aprire le menti in qualche modo alla possibilità di affrontare tematiche anche diverse, situazioni anche diverse, con la testa, per carità di Dio, ben focalizzata sugli obiettivi che si vogliono raggiungere, ma che appunto possono essere di genere e specie assai diverse. Ottimo, grazie, grazie mille. Quindi ora questa domanda che volevo fare la pongo alla professoressa Cecilia Bione. E come si rapporta il corso con la progettualità? Quindi magari con il learning by doing, insomma, come si cita nel processo creativo? Il corso, diciamo, che è strutturato, come è già stato detto, sia su materie teoriche che materie pratiche o teoriche pratiche, come le ha chiamate prima la professoressa Cibini. C'è poi tutta un'attività, un impegno da parte del corpo docente, devo dire, incessante nel creare link e sinergie e collaborazione con il mondo della progettualità reale, cioè di quello che sta al di fuori, no, delle mura dell'Accademia, del nostro mondo della formazione, e mi riferisco ovviamente al mondo della professione, del lavoro e per noi della produzione. In che modo? Le strategie sono diverse, partecipiamo. Spesso facciamo partecipare i nostri studenti a concorsi internazionali, a volte è successo che li abbiamo organizzati intramenia, diciamo così, siamo stati noi portatori, no, di concorsi aperti agli nostri studenti, ma anche agli studenti di altre accademie, di altre università. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto un concorso che ha avuto molto seguito, Design as a Virus, in tempo di pandemia, con la partecipazione, il patrocinio e l'appoggio di Ultra Design Cassina Bologna. Quindi cerchiamo sempre dei partner nel mondo della professione, della produzione. E in questo momento gli studenti partecipano a Toyota Logistics, cioè un concorso sulla micrologistica urbana, quindi anche qui aperto alle novità, ai cambiamenti della società, che sono a volte, come in questo periodo, devo dire, velocissimi. Poi c'è tutto un altro aspetto molto importante di come questi partner noi li facciamo anche entrare all'interno di quello che è la didattica tout court, soprattutto relativamente al terzo anno, dove cerchiamo quasi sempre di avere dei partner che ci accompagnano durante l'anno e che entrano proprio all'interno di quella che è l'organizzazione
della didattica dell'anacademico. Di esempi, io insegno qui da tanto, di esempi di caso me ne vengono in mente 100.000, cito gli ultimi. Quest'anno abbiamo, per esempio, lavoriamo con Conad, quindi sulla grande distribuzione, il mondo della vendita, facciamo partecipare, come ho già detto, i corsi del terzo anno. L'anno passato è stato il caso della Mediterranea, quindi di un ONG che si occupa del salvataggio e dei diritti umani. Abbiamo lavorato con ANT e quindi voglio dire, andiamo, cerchiamo anche di andare a, a interessare quella realtà anche del lavoro no profit, delle, delle onlus, del mondo dell'associazionismo che tanto lavora, no, nella costruzione della, della, della realtà. In ultimo cito solo una cosa importantissima, siamo solo Accademia di Belle Arti e socia ADI, cioè dell'Associazione Design Industriale, con la quale organizziamo costantemente degli incontri, delle conferenze che coinvolgono professionisti italiani e non solo, e partecipiamo come Accademia, con il, sempre con le tesi di laurea, a Design Index, quindi questa pubblicazione, questo premio annuale che forse è il più riconosciuto a livello nazionale. Ottimo, la ringrazio professoressa Cecilia Bione. Io direi ora di passare a un altro tema fondamentale che interessa i ragazzi, che è quello del, dell'esame di ammissione. In particolare Morgs da YouTube ci chiede: il portfolio dovrà essere consegnato prima o durante il colloquio di ammissione? Quindi generalmente un po' vi invito a spiegare come, come funziona. Beh, parlo io un attimo. L'anno scorso, dato che l'abbiamo fatto online, quest'anno non sappiamo ancora se faremo la selezione online o meno, era stato consegnato qualche giorno prima il portfolio, però voglio anche prendere l'occasione per dire che non è obbligatorio il portfolio, perché ci interessa che gli studenti possano provenire da più scuole superiori diverse, per cui sarebbe complicato, presumiamo, per studenti che per esempio provenienti da un liceo classico creare un portfolio, come invece magari altri studenti che provengono invece dai licei artistici, che sono invece molto attrezzati per fare questo. Se c'è, bene, lo guardiamo, ma non è quello il motivo che farà motivo di selezione degli studenti. Ci interessa invece proprio fatto che gli studenti siano curiosi, gli studenti siano disponibili a cercare di dare soluzione a dei problemi, quindi pensiamo più a una prova attitudinale. L'anno scorso abbiamo fatto una cosa abbastanza carina di confronto, per cui poi gli studenti dovevano uploadare i loro oggetti che erano stati fatti nel tempo disponibile, appunto dato a disposizione online, e ne è venuto fuori un lavoro interessante, per cui insomma gli studenti si sono trovati, i possibili futuri studenti si sono trovati ad affrontare un tema di design con le cose che avevano a casa. Abbiamo proprio giocato sul fatto che con pochi oggetti si poteva iniziare, pochi oggetti di risulta e di recupero, si poteva iniziare a pensare a dare una soluzione a un problema. E quindi se uno studente, ad esempio, viene da un liceo linguistico, un liceo non d'arte, e vuole mettersi alla prova e dire voglio arrivare all'esame d'ammissione con un qualcosa di fatto, che cosa può portare? C'è qualcosa di fatto, non so, dei bozzetti, un oggetto. Il migliore è quello di andare a vedere tante mostre, perché quest'anno speriamo che siano aperte, quindi ampliare il più possibile la conoscenza e leggere molte riviste di settore, cosa sulla quale puntiamo sempre. Molto spesso arriviamo, facciamo una domanda, quella tipica: qual è il designer che ti piace di più? E non sanno nemmeno ci fare una citazione di una persona sola che è piaciuta. Questa è una cosa invece importantissima, cioè qualcosa che ti ha stimolato, e quindi più stimolati possibile, più curiosi possibile, perché poi, come diceva il professor Freschi, i temi di progetto sono vasti. Avete sentito anche il professoressa Bione, ha citato collaborazioni che vengono dai mondi più disparati, dall'onlus del salvataggio alla ditta invece della grande distribuzione, quindi
le problematiche che ci attrezziamo ad affrontare sono disparate, ma deve esserci assolutamente la disponibilità e la curiosità dell'affrontarle. Quindi io credo che il consiglio migliore sia proprio quello. La prova di ammissione è anche una prima prova didattica, quindi è una cosa da fare, secondo me, con serenità, ma con disponibilità proprio a cercare di trovare soluzioni. Ottimo. E invece per quanto riguarda i posti disponibili? Sono 25 posti disponibili, di cui adesso non so, c'è un piccolo numero di stranieri, ma insomma mi pare che siano non più di 2, sbaglio Carlo? Microfono. Ah, sì, sono 2 o 3, adesso non ricordo bene, sì. Sì, certo è che se ovviamente lo studente o chi appunto si presenta cercando di far vedere che si è interessato a degli oggetti, che ha voluto capire certi funzionamenti, ma anche in maniera del tutto molto senza particolare attenzione al disegno, ma al pensiero, ai concetti principali di ciò che un oggetto, un prodotto possa esprimere, effettivamente va benissimo, cioè ci mancherebbe altro, anzi a noi fa anche molto piacere, insomma, se vediamo che c'è questo interesse. Ottimo, e stiamo per chiudere, quindi volete dare un consiglio, aggiungere qualcosa che vi è sfuggito? Un messaggio motivazionale per gli studenti che vogliono iscriversi al corso. Il mestiere è forse quasi più richiesto del mondo in questo momento, nel senso che effettivamente lo chiedono da più parti, ripeto, anche quelli che fanno business e cominciano a preoccuparsi del design. Cioè, chiaro, siamo in un mondo complesso e anche se in giro di 3 anni a questo cerchiamo di prepararvi, e quindi presenta le sfide complesse, ci vuole qualcuno che è abituato a fare di mestiere quello che i problemi li individua, talora anche li crea, nel senso che capisce dove sono e poi li risolve. Quindi sì, diciamo, siamo abbastanza esposti, ma questo, come dire, è un piacere, no? Alla fine. Sì, sì. Aggiungerei che anch'io volevo iscrivermi al corso. No, stavolta sul serio. No, questo posso dirlo io, perché io mi piaceva produrre, ero molto indecisa, poi dopo dai, ho virato sul grande. State dicendo con tutti. No, io veramente volevo, cioè, era la mia seconda scelta, poi non mi sono più... La seconda scelta! Però Elio, tu tanto sai benissimo che il design è uno, poi è anche... Esatto, il design è uno. Esatto, frequente ci sono delle sovrapposizioni, dobbiamo ricordarle, effettivamente ci sono corsi come packaging che lavorano con entrambe le classi, perché è un problema sia di prodotto che di comunicazione. Chi fa web, che pure il design grafico, sa che in realtà... Oramai le piattaforme web sono pensate come prodotti, quindi questo è il mondo a cui cerchiamo di prepararvi, in cui il design a tutti gli effetti è uno, e poi è chiaro che noi abbiamo anche bisogno di una digitalizzazione. Il design dice se sai fare una cosa, sai fare tutto, no? Bisogna essere malleabili. Adesso. Beh, è una buona visione, sicuramente il messaggio motivazionale è questo. Cioè il fatto di avere una metodologia, di sapere che cosa stai guardando, soprattutto. È una capacità critica che molti non hanno, il fatto di sapere come ci si muove all'interno di una stanza e quindi negli spazi urbani, e sapere che ci sono le persone che stanno attorno a te. Il messaggio motivazionale è quello di dire venite che con della voglia di fare, perché l'Accademia dà molti strumenti, e devono essere ovviamente presi e usati. Poi noi siamo lì sotto che alitiamo sul fuoco della motivazione e del fare. E questo insomma. Però questo è un bel richiamo, Pierluca, effettivamente, perché noi ci possiamo mettere il 50%, ma poi se non c'è una reale motivazione, lo dobbiamo dire molto chiaramente, è pressoché inutile. Ma infatti a noi gli studenti che ci rompono le scatole da un punto di vista di mail, di,
e di ma io vorrei fare questo, quello, così, molto volentieri. Cioè, esatto. Quindi rompete le scatole, ragazzi, rompete ancora di più le scatole. No, noi mettiamo a disposizione anche il nostro studio, ad esempio, cioè perché li mettiamo subito in condizione di capire come si svolge un'attività, quali sono gli strumenti più reali, a proposito del fatto di sporcarsi le mani, di cui stiamo parlando anche oggi a Luna, insomma. Quindi, cioè, penso che sia questo, la voglia di fare, soprattutto. Possiamo dire che ci divertiamo tutti molto. Sì, sì, di venire con tanta voglia di fare, insomma. Sì, cioè, questo è sicuramente... le cose da fare ce ne saranno tante. Molto bene. Vi ringraziamo. Grazie mille. Grazie a voi. Buona continuazione, perché so che siete ancora in batteria. Grazie. E adesso io direi, ma io volevo fare quel corso lì, ma quello lo fai. Va bene, grazie mille. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Buona serata.